Quindi, raga, cerchiamo di arrivare a 70 likes. Fate una cosa, fatemi un favore. Condividete il video ai vostri amici, questo video ai vostri amici. E, altra cosa importante, vorrei sapere quante vittorie avete. Quindi lasciate un bel commentino in cui mi dite quante vittorie avete. Non dico in solo, dico in totale. Quindi solo due squadre, il totale. Lasciatemi un commentino che voi... E bella a tutti ragazzi, sono Gilberga e sono qui oggi a portarvi un nuovo video. Un video importantissimo, infatti vi mostro 5 consigli che... consigli barra trucchi che i pro utilizzano per vincere quasi, non dico tutte le partite, però quasi. Sono 5 consigli iniziali ovviamente, non è che sono cose che utilizzano tuttora, perché sono cose utilizzate per migliorare la propria skill. Quindi, allora, partiamo subito con la prima, che è questo. So che nessuno, cioè probabilmente sarete tutti passati di qua, ma nessuno si sarà soffermato nel capire a cosa si riferisse questa impostazione qua. Questa, da quello che ho capito, guardando un video in inglese, ho capito che la percezione dei colori varia da persona a persona. Ed è per questo che, ad esempio, io mi trovo bene con la modalità no daltonismo, perché probabilmente i colori del gioco dai miei occhi vengono percepiti in modo tale che io riesca a giocare bene senza nessun problema. Però ci sono, cioè, alcune persone che hanno, qua non so, penso siano malattie, non so bene cosa sia. Comunque sono dei filtri, questi qua, se voi switcherete così, sono dei filtri che cambieranno i colori e quindi faranno percepire meglio, che ne so, i nemici in lontananza o magari o dei C4 magari per terra. Sono cose che vi fanno vedere meglio ciò che vi sta attorno. Voi provate questi filtri, li ho provati tutti e ho capito che alla fine quello giusto per me fosse il modalità no daltonismo. Però voi provate tutti perché ho letto che cambia veramente veramente tanto da persona a persona. Quindi provate, perché magari state giocando, cioè avete giocato fino adesso con un'impostazione sbagliata ed è una cosa da non fare. Provate a modificare, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi è cambiato qualcosa. Il secondo trucchettino è quello di utilizzare mouse e tastiera su console. Perché utilizzare mouse e tastiera su console? Prima di dirvelo vi dico solo che ho fatto un video su come giocare con mouse e tastiera su console. Ve lo lascerò qua in alto a sinistra, mi pare, se no qua in alto a destra comunque lo vedrete. Perché? Non devo io spiegarvelo, semplicemente perché con mouse e tastiera avrete un tasto per ogni cosa che dovrete fare. E quindi se... Nel caso in cui vi abituaste, sarebbe molto più semplice giocare e ovviamente ci metterete un po' di tempo ad abituarvi. Io ad esempio ho switchato da joystick a mouse tastiera circa 3 settimane, circa un mese fa più o meno. Adesso mi trovo abbastanza tranquillo, sono tornato più o meno al livello di prima e quindi gioco abbastanza tranquillo. Voi provate, io vi lascio il link qua in alto a sinistra per andare a vedere il video in cui lo mostro, e nulla, fatemi sapere. Tra l'altro vi conviene giocare su console perché, come saprete tutti, la gente su console è leggermente più scarsa, cioè il livello medio di console è ovviamente più scarso rispetto a PC. Non dico che tutti i giocatori di console siano scarsi, perché c'è anche gente molto molto forte su console, però il livello medio è leggermente più. Gli altri tre consigli che voglio darvi, perché ve ne dico 5 in totale, ve li faccio vedere in game, e sono... Il primo, non ve lo faccio vedere adesso, ma ve lo dico semplicemente, è quello di buttarvi sempre a pinnacoli. Non dico sempre, sempre, però cercate di buttarvi il più spesso possibile a pinnacoli per allenare i vostri riflessi, allenare la vostra mira, allenare la vostra build skills, ovvero l'abilità nel costruire e fare i duelli con altra gente. Perché a pinnacoli vi troverete delle situazioni in cui magari avrete gente da tre parti differenti e quindi dovrete cercare di saperla gestire nel miglior modo possibile. E l'unico modo per imparare è quello di allenarsi, 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 allenarsi. È l'unico modo, raga. Non ci sono altre vie di uscita. Dovete semplicemente avere voglia di allenarvi, voglia di voler migliorare nel proprio gioco, nel gioco in cui si gioca. E nulla, raga, dovete semplicemente buttarvi lì. Ovviamente le prime volte morirete, ma sarà lì che capirete realmente quale sarà
quali saranno i vostri errori ed sarà lì che vi capirete cosa dovete migliorare. Allora, raga, gli ultimi due consigli che posso darvi, adesso mi butto in un posto lontano abbastanza in modo da poter lottare il maggior numero di legno possibile. E poi vi faccio capire cosa voglio fare. Allora, buttiamoci dietro Grisi, perché gli altri due consigli che voglio darvi sono: uno, e sono segnati tutti qua sulla mia agendina. Uno è quello di fare pratica con le costruzioni. E come potete fare pratica con le costruzioni? Ovviamente quando troverete gente contro, farete pratica fightandola. Però se non vi buttate nei posti un po' più isolati e vi allenate a costruire velocemente. Io adesso vi faccio vedere delle piccole cose che possono aiutarvi per riuscire magari a costruire più velocemente. Allora, come materiale io vi consiglio sempre di utilizzare il legno perché è quello più facile da trovare. Ed è quello che, spaccando gli alberi, cioè, riuscite a trovarne abbastanza tanto, quindi non avete problemi a esercitarvi con quello. Adesso vi faccio vedere una cosa che utilizzo io. Faccio un attimo del legno. Aspetta, intanto andiamo a prenderci un'arma che magari arriverà qualcuno. Non vorrei morire subito. Allora, qual è il primo metodo di costruzione? Adesso lo faccio vedere. Tanto la safe è across the map. Faccio ancora un po' di legno e poi ve lo faccio vedere. Il primo metodo di costruzione che utilizzo io. Quando ad esempio avete fatto tipo un fight ravvicinato e volete magari costruire per passargli sopra e magari coprirvi anche, fate due scale. Poi mettete questo, il muro, e fate così, bam, poi salite così e fate ancora così. Poi qua ovviamente switcherete di nuovo così e vi coprirete così. È il modo più semplice per scappare da un fight. Poi sicuramente lui probabilmente vi sparerà qua, perché sparando qua ovviamente farete cadere tutto. E lì allora appena cadrete farete così, costruite di nuovo, poi farete così, così. E poi così. E dovete sempre cercare di stare sopra di lui. Perché, come sapete, penso tutti, in Fortnite conta tanto l'altezza nel fight. Solitamente chi sta sopra è sempre quello più avvantaggiato. Quindi la cosa che dovrete cercare di fare è semplicemente stare sempre, sempre sopra di lui. Ultimo consiglio che posso darvi è quello di utilizzare spesso, il più spesso possibile, il legno come materiale. È il più facile da reperire. È quello che nell'immediato fight, nel fight più vicino, quello tra colpi di pompa, è quello che vi garantisce di più il riparo. Perché se ci fate caso, appena spawnate il muro di legno, è quello che nel primo colpo, cioè al primo colpo sparato dall'avversario, è quello che vi offre più riparo. Adesso ve lo mostro. Dovrei solo cercare di lootare altri materiali, però qua trovo solo. Qua potrei trovare solo mattoni, però il ferro non ce l'ho. Comunque, se vedete, adesso vi faccio vedere. Qua appena lo spawno c'ha 100 di vita. Quello di mattoni appena lo spawno c'ha 90. Quindi, nel caso in cui vi sparassero con la R, per esempio, il muro appena spawnato copre 3 colpi di R. Mentre il muro di mattoni no. Quindi quello che vi offre più riparo. Ovviamente quello solo nell'immediato, perché poi ovviamente quello di mattoni e quello di ferro hanno più vita. Quindi per i fortini sono meglio gli altri due. Però per il fight, quello vicino, è ovviamente meglio utilizzare il legno. Ed è per questo che vi dico di lottarne veramente veramente tanto. Io vi dico, solitamente non mi sposto dal paese, dalla cittadina che sto lottando, se non ho. Quindici di vita. GG. Io, regà, non l'avevo sentito perché stavo parlando. Comunque, un altro consiglio che posso darvi è di utilizzare le cuffie perché sentire i passi è la cosa più sensata e utile che si possa fare e avere su Fortnite. Quindi, raga, cerchiamo di arrivare a 70 likes. Fate una cosa, fatemi un favore, condividete il video ai vostri amici, questo video ai vostri amici, e
Altra cosa importante, vorrei sapere quante vittorie avete. Quindi lasciate un bel commentino in cui mi dite quante vittorie avete, non dico in solo, dico in totale. Quindi solo due squadre il totale. Lasciatemi un commentino che voglio saperlo. Quindi nulla, raga. Ci becchiamo al prossimo video.